Ciao, Namaste. In questo video ti propongo una breve pratica da fare al mattino di circa 15 minuti. Ti ricordo che se vuoi praticare quotidianamente con me, puoi farlo seguendomi nei miei corsi live online. Ti lascerò il link per accedere qui sotto in descrizione e nel primo commento pinnato a questo video, oppure accedendo alla mia area riservata dove troverai oltre 300 classi e ogni mese un programma che ti suggerisce per ogni giorno del mese la tua pratica yoga da seguire. Inoltre, entrando nella mia area riservata, potrai sempre lasciarmi il tuo commento a fine pratica e riceverai quanto prima, entro massimo 24 ore, un ritorno da parte mia per aiutarti e sostenerti durante la tua pratica e nella costanza della pratica yoga. Cominciamo subito la pratica di oggi mettendoci in piedi. Per questa pratica non avrai bisogno di alcun supporto. Sistemiamo i piedi alla distanza delle anche, ruotiamo per un attimo indietro le spalle, rivolgiamo i palmi delle mani in avanti, chiudiamo gli occhi e per qualche istante percepisci come si distribuisce il peso del tuo corpo sulla pianta dei tuoi piedi. Cerca di aderire bene con ogni parte del piede sul tuo tappetino, tallone, parte esterna, parte interna della pianta del piede, base delle dita dei tuoi piedi. Bene, ora lentamente rilassa le tue spalle. Rilassa le guance, assicurati che la lingua sia staccata dal palato e che i muscoli intorno agli occhi siano rilassati. Ascolta per un attimo il leggero fruscio del tuo respiro naturale, quindi all'inspiro l'aria che entra dalle tue narici. E all'espiro l'aria che esce dolcemente, completamente. Lentamente, al prossimo espiro, comincia a riaprire gli occhi, incrocia le dita delle mani con il pollice sinistro più esternamente. Piega un pochino le gambe, inspirando, porta le mani incrociate davanti al petto. Espirando, rivolgi i palmi delle mani verso l'esterno, piega maggiormente le tue gambe e guarda verso l'ombelico, arrotondando la colonna. E inspirando, porti su le braccia mentre stendi le gambe, ti allunghi per bene ed espira, braccia lungo i fianchi. Ripetiamo questo movimento 3 volte. Mi metto lateralmente per farti vedere bene gli arrotondamenti della colonna. Incrociamo le dita, questa volta il dito destro più esterno. Inspiro, mani al cuore. Espira. Stendi le braccia, piega le gambe, guarda l'ombelico. Inspiro sulle braccia, stendo le gambe, stendo i lati del busto. Espira. Bene, ancora 2 volte. Cambia sempre l'incrocio dei pollici. Inspiri al petto, espiri, stendendo le braccia in avanti, in linea con le spalle. Inspiri verso l'alto, espira. L'ultima volta, inspira, espiro, inspira, espiro. Molto bene. Ora sistema per bene i tuoi piedi alla distanza delle anche. Al prossimo inspiro, piega entrambe le gambe e porta le braccia verso l'alto, cercando di portare peso anche sui talloni. Ed espirando, stendo le gambe, braccia lungo i fianchi. Inspira, sedia. Espiro.
Ad ogni ripetizione prova ad approfondire un po' di più, magari a scendere un pochino di più. E quando risali espirando, cerca di non muovere le ginocchia, ma di attivare per bene la punta dei glutei. Quindi inspiro, piego, scendo sulle braccia e espiro, spingo dai glutei. Ancora uno così, inspira. Espiro. Bene, ora al prossimo espiro di nuovo ti siedi, ma stacchi il tallone sinistro, solo il tallone sinistro. E di nuovo ritorno. Inspira, scendi, stacca il tallone destro. Espira, ritorno utilizzando i glutei. Ancora una volta per lato, inspira, tallone sinistro su. Espiro. Inspira, tallone destro su. Espira, l'ultimo, inspiro, espira, inspiro, espira, ti fermi in Tadasana, palmi delle mani rivolti verso l'esterno, occhi chiusi, ascolti il calore, l'energia del movimento, della posizione. Poi riapriamo gli occhi, ci portiamo all'inizio del nostro tappetino, se già non ci troviamo in questa posizione, piedi sempre alla distanza delle anche, inspiri su le braccia, segui con gli occhi il movimento, espira, piega le gambe, abbassa le braccia, slitta indietro con le anche, ti chini in avanti, Uttanasana. Prossimo inspiro, mani al centro delle tibie. Stendo le gambe, stendo la colonna, Ardha Uttanasana, prenditi il tempo per allungare tutto qui. Ed espiro, mani a terra, ai lati dei miei due piedi, due lunghi passi indietro, attivo bene l'addome, attivo per bene i quadricipiti, i muscoli delle mie gambe, arrotondo lo spazio tra le due scapole, guardo l'inizio del mio tappetino, sono in panca. Espirando, piego le ginocchia, mi spingo indietro, bacino verso l'alto in una sorta di Adho Mukha Svanasana. Ora, prossimo espiro, sali sulle dita dei piedi, arrotonda la colonna e slitta in avanti, nuovamente in panca, le spalle superano la linea dei polsi. Ed espiro, piego le ginocchia e torno indietro. Ancora due volte, inspiri. Espiri. Inspira, arrotonda la colonna come un'onda, vai in avanti. Espiro. Torno indietro, avvicino un pochino di più i piedi in direzione delle mani e li unisco tra di loro. Salgo sulle dita dei piedi, cerco di stendere per bene il retro delle mie gambe e al prossimo espiro puntando il piede destro, sollevo la gamba destra verso l'alto, cerco di stendere più che posso entrambe le gambe mentre le mie mani spingono il tappetino via da me. Ora espirando, porta il piede destro all'esterno della mano destra, sali sui polpastrelli delle dita, ruota indietro le spalle, estendi più che puoi la gamba dietro, la tua gamba sinistra. Inspiri qui ed espirando di nuovo, palmo delle mani a terra, passo indietro ad Adho Mukha Svanasana con i piedi uniti. Due respiri in Adho Mukha, allarga per bene le dita delle mani, guarda verso le tue caviglie, rilassa il collo, la cervicale. E poi di nuovo saliamo sulle punte delle dita dei piedi. Inspirando punti la punta del piede sinistro, sollevi la gamba, stendi più che puoi, allunga questo corpo, stai nelle sensazioni, rimani attento, attenta a quello che succede. Ed espirando, piede sinistro all'esterno della mano sinistra, salgo sui polpastrelli delle dita, ne approfitto per allungare ancora meglio il retro della gamba destra. Espiro, svuoto il ventre d'aria. Riporti i palmi delle mani per bene a terra, passo indietro, di nuovo ad Adho Mukha, piedi uniti. Un'ultima volta per lato, stessa sequenza. Sali sulle dita dei piedi, inspiri su la gamba destra, allunga tutto più che puoi
espira, piede destro all'esterno della mano destra. Salgo sui polpastrelli delle dita, allungo la gamba sinistra, inspiro qui, espira di nuovo ad omuka, piedi uniti. Salgo sulle dita dei piedi, inspira sulla gamba sinistra, stendi per bene il retro della gamba destra, ma anche la gamba sinistra verso l'alto, si stende più che puoi, stendi il ginocchio, spinge equamente con le mani il tappetino via da te ed espirando, piede sinistro all'esterno delle mie due mani. Salgo sui polpastrelli delle dita, distendo bene la gamba destra dietro, inspira, espira, Adho Mukha, piedi uniti. Inspiro in Adho Mukha, espiro, apro le ginocchia, le poggio sui bordi esterni del mio tappetino, gli alluci sono a contatto e vado in Wild Balasana. Fronte a terra, le braccia sono distese in avanti, porto i palmi delle mani a contatto tra di loro, quindi piego le braccia e pollici in appoggio dietro la nuca, allarga per bene i gomiti, immagina di scivolare con il centro del petto verso il tappetino, stai qui tre respiri lunghi e profondi. Espirando, riallungo le braccia, ricammino indietro con le mani, chiudo le ginocchia, vado con i glutei da un lato per sedermi a terra. Rimango con la gamba destra piegata e il piede sinistro al di là della gamba destra. Se per qualsiasi ragione non riesci a stare con i glutei ben a terra in questa posizione, allunga la gamba destra avanti, è praticamente la stessa cosa. Altrimenti rimani con la gamba piegata indietro, inspiri, vai su con le braccia ed espirando ruota il busto a sinistra e abbraccia con il braccio destro la tua gamba sinistra. Polpastrelli delle dita della mano sinistra a terra, mi godo questa gentile torsione, magari ruotando la testa un pochino a sinistra, come se volessi vedere al di là della mia spalla sinistra. La colonna è perpendicolare tra cielo e terra. Due respiri. Ed espirando, cominciamo ad uscire dalla torsione, poggiamo la mano destra a terra, dietro al fianco destro, con le dita rivolte verso l'esterno. Facciamo perno sulla coscia destra, sulla tibia destra, sul piede sinistro, per andare su con il bacino e allungare il braccio sinistro oltre la testa. Ed espira, ritorna e fai cambio incrocio delle gambe, quindi gamba sinistra piegata o allungata davanti a te, piede destro al di là della coscia sinistra, espiri vai su con le braccia, espirando gentile torsione, abbracciando con il braccio sinistro la gamba destra, stai qui per 3, 2, abbassa le spalle, respira calmamente, un respiro, e poi espirando esci dalla torsione, mano sinistra in linea obliqua con il fianco sinistro, dita rivolte verso l'esterno, inspiri, vai su, braccio destro oltre la testa ed espirando ritorni, trovi una posizione comoda seduta a gambe incrociate, rivolgi i palmi delle mani verso l'alto, allunghi la colonna. Porta pollice e indice a contatto tra di loro. Senti l'energia del tuo corpo ora, le sensazioni del tuo corpo ora rispetto alle sensazioni che avevi qualche istante fa prima di cominciare questa pratica. Rimanendo con le mani in Jaya Mudra, quindi con pollice e indice a contatto, prendi un inspiro profondo ed espirando vibriamo insieme il mantra Om. Om.
Inspira, porta le mani in preghiera al centro del petto, quindi al centro della fronte, ed espirando ti chini in avanti. Poggi la fronte sulle tue mani, se riesci, stai qui due respiri di silenzio. E inspirando, namaste. Grazie, questa era la nostra breve pratica del mattino da fare quando vuoi. Fammi sapere qui sotto nei commenti come è andata, come ti trovi. Era da un po' che non facevo un video qui su YouTube, quindi spero che questa video pratica, questa video lezione ti sia utile, ma ti ricordo che se vuoi praticare in maniera più consistente e costante nel tempo con me, ti aspetto sull'area riservata Chao Yoga oppure nei miei corsi live online. Trovi tutti i link e le informazioni per accedere alla Chao Yoga Community e alla mia scuola qui sotto nell'info box e nel primo commento pinnato a questo video. Namaste.